Una terra di confine, di valichi, di guadi, di montagne e brughiere, di orizzonti infiniti, di visioni, di sogni. Il Friuli. Una millenaria terra di confine. Un crocevia di popoli e di mondi. Uno snodo fondamentale per chi viaggia verso l'Italia e il Mediterraneo, venendo da nord e da est. È la porta che unisce l'Occidente e l'Oriente. Le montagne basse e i valichi facili in ogni stagione l'hanno sempre resa nei secoli un corridoio indifendibile, alla mercé dei popoli che arrivavano da Levante. Cosicché questa terra, già di per sé magra e avara, è stata devastata dalla storia, ancor più che dagli elementi. Dall'età romana fino alla guerra fredda, passando per la grande guerra del 1915 e 18, ha sempre rivestito un ruolo strategico primario. Nel Medioevo è terra di transito per viaggiatori e pellegrini che dalle Germanie scendono verso il Mediterraneo, Roma e la Terra Santa. E di mercanti che vanno e vengono portando sale, ambra, pelli, tessuti, ferro e altre mercanzie. Il santo più raffigurato in questa terra di valichi e di guadi è San Cristoforo, il patrono dei pellegrini e dei viandanti. Un uomo imponente con un bastone da viaggio che porta sulle spalle poderose il Gesù Cristo bambino. È una plaga povera, e per gran parte spopolata ed inospitale. È fatta di montagne rocciose, monoliti che torreggiano misteriosi ed inviolati, dai quali gli uomini si tengono alla larga per deferenza e timore. Torrenti impetuosi che si fanno largo verso la pianura, scavando la roccia. Fiumi stagionali che appaiono e scompaiono tra deserti di ghiaia. Brughiere sterminate di erba e ciottoli che si alternano a boschi impenetrabili.
dalle cui brume fuoriescono lupi e briganti. La grande selva, che in epoca romana si estendeva dalla Livenza al Tagliamento, ha iniziato già nei secoli scorsi a diradarsi. Nel 400 il disboscamento accelera, perché le sue foreste diventano la principale miniera di legname della Serenissima. Venezia usa il legno friulano per rinforzare la mota sulla quale poggiano i suoi palazzi e per costruire le galere del suo celebre arsenale, dove nel periodo d'oro un esercito di mastri d'ascia, carpentieri e operai riesce a costruire una nave al giorno. La Serenissima Repubblica comanda in Friuli fin dal 1420. Si impossessa del potere approfittando dei rancori e delle faide che lacerano le famiglie feudali del territorio e con il suo intervento pone fine al potere secolare del Patriarcato di Aquileia. Da quel momento in avanti, il Friuli esce dall'area di influenza germanica, salvo poche isole come la città di Pordenone, che resta fedele agli Asburgo, per entrare nell'orbita veneziana e italiana, affacciandosi sul Mediterraneo. Resta comunque in posizione defilata e poco considerata, nonostante gli stessi veneziani la chiamino con enfasi la patria, ossia la terra dei padri. Venezia, secondo la leggenda, sarebbe stata fondata dagli abitanti di Aquileia, rifugiatisi nelle lingue di sabbia della laguna per scappare agli unni di Attila. La Repubblica Serenissima domina sul mare, incamerando enormi fortune attraverso i traffici e i commerci con l'Oriente. Il Mediterraneo è disseminato delle sue colonie e dei suoi protettorati, lo Stato d'Amar. I fondaci degli abili mercanti veneziani sono ovunque. In Dalmazia, in Albania, a Cipro, Candia, in Morea e nel Negroponte. Una signoria marinara, mercantile e militare, che ad un certo punto fatalmente viene a incocciare l'altra grande potenza dell'epoca, l'Impero Ottomano. I turchi mettono piede in Europa fin dal XIV secolo e dalla vittoria sui Serbi di Kosovo-Polje, il 15 giugno 1389, diventano progressivamente i padroni di tutta quella vastissima regione, che poi sarà chiamata Balcani. Il nome viene dal turco Balkan e significa montagna. La Bosnia e l'Erzegovina, con i loro aspri paesaggi, diventano le nuove roccaforti dell'impero. Nel 1453 cade anche Costantinopoli, l'antica metropoli bizantina, che sarà ribattezzata Istanbul, si trasforma nella nuova capitale dell'impero ottomano e nella nuova dimora del sultano. La potenza turca costituisce una minaccia sempre più concreta per gli stati cristiani di confine, l'Ungheria, l'impero degli Asburgo e Venezia, con la quale c'è sul piatto anche il dominio del mare. Nel 400, l'epoca solare e drammatica durante la quale nel resto d'Italia fiorisce il Rinascimento, sul Friuli gli eventi si accaniscono, senza misericordia. Governato da Venezia, diventa insieme a Carinzia e Carniola il più avanzato bastione del mondo cristiano e dell'Occidente, e il suo ruolo di terra di confine ritorna drammaticamente attuale. Il sultano,
Maometto II Fatih, il conquistatore di Costantinopoli e poi il figlio Bayezid II, per tenere sotto scacco i nemici cristiani, utilizza lungo le frontiere veloci bande di scorridori, arruolati tra i popoli da poco convertiti all'Islam. Li chiamano Akinji e cavalcano a pelo veloci cavalli di sangue arabo. La Serenissima pronta delle opere, impone delle tasse per costruire nuovi fortilizi, ma i suoi interessi sono sul mare, più che sulla terraferma. Quindi il suo impegno a difesa della patria risulta sempre blando e intermittente. C'è perfino il sospetto che questa negligenza non sia casuale. Forse c'è la volontà di usare i turchi per punire i riottosi friulani, per tenerli impegnati, per fare in modo che debbano di continuo risollevarsi dalle macerie per ricostruire e non abbiano il tempo per litigare con la signoria. Il Friuli deve restare ai margini e patire. Terra di confine e di conflitti, il Friuli è anche un crocevia di eserciti e di uomini in arme. Venezia, per la difesa della terraferma, utilizza truppe mercenarie guidate da capitani di ventura, professionisti della guerra che prestano i propri servigi a fronte di cospicui ingaggi. Nelle guerre contro le altre potenze italiane ed europee si susseguono nomi illustri, ma anche comandanti clamorosamente inadeguati. Sul finire del 400, ai confini orientali, la Serenissima si avvale degli Stradiotti, una legione straniera di combattenti coraggiosi, abili e spietati, ma non sempre affidabili. Essendo abituati a lavorare al soldo del miglior offerente e spesso anche a cambiare schieramento a guerra in corso. Sono dalmati, albanesi o greci. Stradiotto è una storpiatura dal greco stratiotes, soldato. Ma ci sono anche spagnoli, svizzeri e tedeschi. Ci sono poi i cappelletti, così chiamati per il loro strano cappello senza visiera. L'imperatore Massimiliano sostiene che siano come Dio, in ogni luogo, sempre presenti ovunque. Per lo più sono cattolici croati. C'è la milizia territoriale delle Cernide, arruolata tra gli uomini del contado. Poco esperti e male armati, non costituiscono affatto una garanzia per la difesa dei propri paesi. Molte compagnie d'armi, o Societas Armorum, sono stanziali in Friuli, spesso creando più danni degli stessi invasori ottomani. Nel 1499, tra i capitani di ventura che la Repubblica manda a difendere i confini orientali, ci sono anche Teodoro e Francesco del Borgo. Verosimilmente fratelli o cugini, sono due soldati di mestiere. Saranno tra i pochi a distinguersi per abilità e coraggio nella disfatta veneziana. Le prime notizie che li riguardano provengono dai celebri diari di Marinsanudo. I del Borgo si sono fatti notare tra le schiere veneziane nella guerra tra Pisa e Firenze ai tempi della Lega Santa contro il re di Francia. Sono originari di Longhena, nel Bresciano, e comandano una squadra di balestrieri a cavallo, friulani e di altre provenienze. Nel mestiere delle armi, gli stessi friulani eccellono. Sono famosi e richiesti soprattutto i balestrieri, quelli di Udine su tutti. La balestra, arma di potenza e precisione, sopravvive per molti anni anche dopo l'avvento delle armi da fuoco. La scuola della guerra, in Friuli, ha esponenti illustri, come il leggendario Fiore dei Liberi,
maestro d'armi che vive ed opera un secolo prima dei fatti che stiamo raccontando, i cui insegnamenti oltrepassano le epoche e sono attuali anche oggi. Il maestro Fiore, che appartiene alla famiglia dei libri di Premariacco, è l'autore del celebre Flos Duellatorum, un manuale di scherma, di disarmo e di lotta a mani nude, che è tutt'oggi un riferimento importante per gli studiosi delle arti marziali di tutto il mondo. Alla corte degli Estensi di Ferrara, aiutato da qualche dotto amanuense, si dedica alla stesura del fondamentale manoscritto. Il Flos Duellatorum si compone originalmente di 36 fogli di pergamena e di centinaia di figure. È oltretutto l'unica fonte per ricostruire la vita e le gesta di questo leggendario personaggio, attraverso le scarne note biografiche che egli stesso intercala in varie parti del volume. Nella sua attività magistrale, segue la formazione di moltissimi allievi, virgulti di importanti famiglie nobili, tedesche e italiane. Ma nessuno di costoro riesce ad avvicinarsi all'abilità del proprio mentore. Il maestro gira l'Italia e l'Europa per prestare i propri servigi. Viaggia assiduamente nei paesi d'Oltralpe per raggiungere i più celebri maestri germanici, per comprenderne l'arte e carpirne i segreti. Al mestiere delle armi dedica la sua intera vita. Affronta guerre, giostre, duelli e suo malgrado le numerose sfide lanciate dagli altri maestri, gelosi del suo nome e della sua fama troppo ingombrante. Anche nel 400, l'epoca che stiamo raccontando, chi si dedica alla guerra e alle armi non prescinde dai suoi insegnamenti. Nel celebre diagramma delle sette spade contenuto nel Flos, vi è la sintesi delle doti e delle virtù che appartengono al perfetto uomo d'armi. La forza dell'elefante, l'occhio della lince, il coraggio del leone, la velocità della tigre. Le incursioni turchesche ai confini orientali dello Stato da Terra servono a distrarre l'attenzione della Serenissima dalle questioni marittime. Iniziano già nel 1415 e si intensificano nella seconda metà del secolo, quando diventano quasi un rituale. Con drammatica regolarità, predoni a cavallo si materializzano ai confini orientali alla fine di ogni estate. Dalla Bosnia, dove hanno i loro campi avanzati, arrivano ogni volta a migliaia, quando i raccolti e la vendemmia sono finiti e i granai sono pieni di fieni e biade. Vengono a caccia di bottino e di prigionieri, da usare come bestie da soma, destinati al mercato degli schiavi di Ragusa, o di nobildonne e nobiluomini per i quali chiedere un lauto riscatto. Le cronache dell'epoca sono piene di sequestri e rapimenti illustri, per mettere a segno i quali i turchi si avvalgono spesso di basisti e informatori. Infine, altra preda ricercatissima sono le donne, e le friulane hanno fama di essere molto belle. A centinaia vengono rapite giovanissime, per finire negli harem dei notabili imperiali o dello stesso sultano. Li chiamano turchi, e nell'immaginario delle genti friulane diventano una sorta di impersonificazione del male. Creature demoniache che bruciano, razziano, massacrano e rapiscono le donne e i giovinetti. Per la Chiesa sono una sorta di flagello divino che si abbatte sull'umanità peccatrice,
come la peste e il terremoto. A guidarli nelle scorrerie in Friuli è un personaggio misterioso e sinistro, che esce dalle nebbie della storia circondato da una fama quasi sulfurea. È il Sanjacco della Bosnia, noto tra i cristiani come Skanderbeg Pasha e tra gli ottomani come Iskenderbeg Mikhailoglu. Ne parlano i cronisti dell'epoca, il Sanudo, il Sebellico e Malipiero. Skanderbeg ed Iskender derivano da Alexander, ossia quel nome che da Alessandro Magno in poi diventa una sorta di titolo onorifico per chi si distingue come condottiero di eserciti. Non è Giorgio Castriota Skanderbeg, l'eroe nazionale dell'Albania, che è invece uno strenuo nemico dei turchi, colui che per un ventennio difende il paese delle aquile dall'avanzata degli ottomani. Mikhailoglu è un cristiano rinnegato, figlio di un mercante veneziano e di una donna greca. Il sultano lo ha messo al comando del Sanjaccato della Bosnia, la nuova marca di frontiera del suo impero. Guida le orde ottomane già nella prima grande invasione, quella del 1477, e in quella dell'anno dopo. Nel frattempo, dal 1472, Venezia ha iniziato i lavori per la realizzazione di un sistema difensivo sulla riva destra dell'Isonzo. Si compone di un argine con palizzata e di tre capisaldi, la fortezza di Gradisca al centro e i forti della Mainica e di Fogliano all'estremità. Un muro a dividere l'Occidente dall'Oriente. Una diga che servirà poco ad arginare le tempeste che montano al di là dell'Isonzo. Nel 1499, in quello che il Sanudo definirà l'ultimo e più fatale anno del secolo, la patria si prepara a ricevere l'ultima e più tremenda invasione turchesca. Una tragedia annunciata che né Venezia né la nobiltà friulana sapranno o vorranno arginare. Nella maggior parte dei casi, i feudatari se ne resteranno rinchiusi al sicuro nei propri castelli, incapaci di intraprendere valide iniziative, lasciando la gente del contado alla mercé degli invasori. Il 28 settembre di quell'anno infausto, Skanderbeg Pasha, proveniente dalla Bosnia, attraversa l'Isonzo alla testa di un esercito di 10.000 uomini a cavallo. Aggirano la fortezza di Gradisca e all'imbrunire guadano con il grosso della spedizione nei pressi della Mainica. Si accampano non distanti da Medea, mentre i veneziani, comandati dal pavido provveditore di Gradisca Andrea Zancani, non si decidono alla sortita. Come sempre ci sono i turchi anatolici, ma anche macedoni, croati, bosniaci, zingari. Un esercito irregolare al quale si aggiungono lungo la strada banditi, grassatori, predoni e avventurieri. Il luogotenente di Udine, Domenico Bollani, istituisce una taglia di un ducato per ogni testa di turco che gli sarà consegnata. Le teste mozzate vengono raccolte davanti alla fontana posta all'inizio della salita che conduce in castello. Ma oltre a ciò il Bollani non assume altre iniziative militari e se ne resta impassibile ad osservare le stragi. I turchi attaccano Strassoldo, ma le solide mura e il coraggio della guarnigione riescono a respingerli. C'è un traditore a guidare i rapidi scorridori di Skanderbeg. Si chiama Ermacora Ungaro e per avidità e vendetta ha tradito la sua gente.
Indica agli invasori la strada e il guado più sicuro per passare il tagliamento. I turchi imboccano la strada alta, quella che oggi è chiamata Napoleonica, nota anche come la via ungarica, la direttrice di tutte le invasioni, che taglia come una rasoiata il cuore della regione, tra le selve a nord e gli acquitrini a sud. Pongono ancora un campo a rivolto, quindi arrivano ad un altro confine, il tagliamento, in turco Aksu, le acque bianche. Il fiume che divide longitudinalmente la pianura friulana e la mistica soglia oltre la quale si estende il mondo degli infedeli, interdetto a tutti i veri credenti, tranne che ai combattenti per la fede. Da quel momento in avanti, la distruzione o la salvezza dei paesi friulani saranno determinate dalla sorte o dalle iniziative disperate di qualche isolato gruppo di combattenti, spesso contadini o uomini delle Cernide, che difendono le proprie case. Testimone oculare e cronista di quei giorni drammatici è il conte Jacopo di Porcia, esponente di una delle famiglie più antiche della nobiltà friulana. Umanista e uomo d'armi, alterna la spada al pennino per difendere la propria gente e raccontare le vicende da lui stesso vissute. Tra i pochi che sappiano prendere valide iniziative contro le scorrerie, c'è un insolito ed affascinante personaggio. Niccolò Cerdonis di Galeriano è il pievano con un passato da soldato di Ventura, che con il bottino delle guerre combattute in giro per l'Italia si è comprato la parrocchia, i voti e il perdono dell'Altissimo. Sarà lui, nei giorni del 4 e 5 ottobre, ad organizzare la leggendaria difesa della Cortina di Mortegliano. Nella destra tagliamento, i Turks pongono il campo nelle brughiere prossime a Roveredo in Piano e qui ammucchiano i frutti delle scorrerie, prigionieri, biade, bestiame, oggetti sacri rubati nelle chiese. Vi soggiornano dal 30 settembre al 3 ottobre. Le bande a cavallo si spingono in tutte le direzioni per fare bottino. Si avvicinano a Porcia, ma le difese del castello li fanno desistere. Non toccano Pordenone, città imperiale. Per il resto mettono tutto a ferro e fuoco. Bruciano le campagne, le cortine, i villaggi, le chiese. Il Friuli è un mare di fiamme. Qualcuno sostiene che perfino da Venezia, dalla cima dei campanili al tramonto e nella notte tersa, si riescano a cogliere i bagliori sinistri degli incendi che rischiarano l'orizzonte ad oriente sotto il profilo bluastro delle montagne. A questo punto, nel caos generale e nell'inerzia delle truppe veneziane, arriva il colpo di mano di Teodoro e Francesco del Borgo. Entro le mura di Spilimbergo hanno atteso il momento più propizio per intervenire. Hanno allenato i propri uomini, balestrieri friulani, albanesi e greci, tenendoli allertati e pronti. Avendo osservato che il campo turchesco nei pressi di Roveredo non è difeso ed è anche poco sorvegliato, decidono di colpire. Il piano è semplice. Aspettare la notte nascosti nel bosco di roveri, al limitare della brughiera. Pareggiare al suolo le poche sentinelle con i dardi della balestra, la subdola regina degli agguati. Entrare nel campo, scatenare una pioggia di fendenti e puntare ai recinti dei prigionieri.
Un manipolo di 50 balestriere a cavallo esce da Spilimbergo e, nel cuore della notte, passa l'azione. L'attacco al campo di Roveredo è un'impresa riuscita a metà, che però convince i turchi a ritirarsi in fretta verso l'Isonzo, nel timore che gli uomini dei del borgo siano solo l'avanguardia dell'esercito veneziano, ormai prossimo all'offensiva. Al guado di Rivis, sul Tagliamento, le acque ingrossate dalle piogge autunnali convincono i turchi a liberarsi di ogni zavorra. Verranno sgozzati sul posto quasi 2000 prigionieri. I vecchi, i malati, i feriti, i bambini troppo piccoli. Il Friuli brulica di cadaveri. Al termine di una settimana di stragi e saccheggi, saranno oltre 10.000 le anime perse tra uccisioni e rapimenti. Tra i tanti spariti nel nulla, anche una giovane donna appartenente alla famiglia Cristofoli, la stessa dalla quale nascerà molti anni dopo padre Marco D'Aviano, l'ispiratore della riscossa cristiana durante la battaglia di Vienna del 1683. Secondo la leggenda, la giovane, dopo essere rimasta alcuni anni in un harem, sarà congedata con grandi ricchezze e riuscirà a fare il ritorno al paese natio. La grande invasione del 1499 verrà ricordata come un evento apocalittico. Una mattanza che segnerà per sempre le genti friulane, restando nel subconscio collettivo come una fobia infantile. Nei secoli a venire, ancora invasioni, ancora guerre, per ridisegnare i confini e l'aspetto di una regione che sembra, essa stessa, una fortezza perennemente sotto assedio. Sorgono nuove roccaforti, nuovi bastioni. Sorge nella gente di questa terra un animo diffidente e guardingo. Il carattere ferrigno di chi è abituato a vivere in allerta. Terra di guerre, terra di confine, indurita dalla storia che di qui è sempre passata come un'alluvione. In tempi più recenti anche luogo di dialogo e di condivisione. Ma il Friuli è una terra di confini non solo fisici. È uno snodo di mondi e dimensioni.
terra magnetica, centro di gravità, capace di esercitare strane fascinazioni che non si spiegano con la sua sola bellezza. Luogo onirico di microcosmi paralleli, separati da pareti di carta velina. Basta fare una galleria per passare da una pianura di superstrade e centri commerciali a paesi fatti di sassi presi dai torrenti, relitti di altre epoche, abbandonati in profonde valli. Bastano un paio di chilometri per andare dalla zona artigianale a brughiere sterminate di erba e ciottoli. Per ritrovarsi tra i lacerti di castelli nascosti, tra boschi di querce e carpini, o all'ombra di montagne rocciose, tra borghi, abbazie, chiese campestri, affrescate da oscuri ma geniali pittori. Una terra estrema, di valichi e di guadi, di orizzonti infiniti. Una terra dove è ancora possibile avere delle visioni.